Buon pomeriggio a tutti, una nuova puntata di News Cinema On Air. Ormai se non vi siete ancora stancati di noi, ci state seguendo, o adesso in differita, poi quando mettiamo il video su YouTube. Però siamo sempre qui con Carlo Andriani di News Cinema, Elena Ciao. Noto di Every Eye, Ciao. Giordano Caputo di Inglourious Cinefiles, Ciao. Stefano Loverme di Movie Player, Ciao. e Rosa Maiuccaro da quel di Brooklyn, New York, Ciao. nonostante il fuso orario. E facciamo un applauso a Stefano che nonostante i problemi di connessione è tra noi e speriamo ci resti almeno per un'oretta buona. E le dischi, siamo, come potete vedere, ancora vivi dopo l'improvvisa. Sei un po' più scaramantica. Finale alla J.J. Abrams, bello. Eravamo un attimino spariti la settimana scorsa, però siamo ancora qui. E stavolta, insomma, dovremmo rivedere fino alla fine. Allora, oggi innanzitutto, che ce l'aveva promesso già per l'altra puntata, però purtroppo abbiamo dovuto rimandare, la super anteprima del nuovo film di Woody Allen, The Irrational Man, che noi vedremo soltanto il 25 dicembre prossimo, quindi dobbiamo aspettare. Non si sa se questa attesa adesso Rosa ce la distrugge o ci fa venire la voglia, insomma, di attendere così tanti mesi per vedere questo nuovo film di Woody Allen dopo il Magic in the Moonlight. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? That should put some Viagra into the philosophy department. Professor Lucas, welcome to Braylon. Thank you. It's so good to have you here. Your paper was quite good. Am I blushing right now? He's very radical, very original. You either love him or hate him, really. When I heard you were coming here, I had fantasies that we'd meet. Something special would happen. I haven't been able to perform in nearly a year. I can't write. I can't breathe. I couldn't remember the reason for living, and when I did, it wasn't convincing. È un film, vabbè, sicuramente molto eccentrico, diverso dal solito proprio perché c'è questa strana incursione di Joaquin Phoenix nel magico mondo di Woody Allen e quindi all'inizio si fatica un attimo per abituarsi a vedere Joaquin Phoenix catapultato in questa realtà molto diversa rispetto a quello in cui lo vediamo di solito. Emma Stone diciamo che viene un po' depotenziata rispetto a quello che avevamo visto in Birdman, che comunque a me aveva molto convinto dal punto di vista proprio dell'intensità drammatica che metteva nel ruolo e anche del lato comico della vicenda. Qui, vabbè, lei interpreta una giovane studentessa che viene affascinata da un professore di filosofia, interpretato appunto da Joaquin Phoenix, che è un alcolizzato, un uomo disilluso dalla vita che praticamente parte da una posizione di stasi per arrivare poi ad un exploit quasi drammatico, ma più che altro tragicomico, con un omicidio alla Match Point che però assume delle tinte totalmente diverse. Cioè, mentre lì era comunque si parlava della borghesia, dei soldi, insomma, dell'attaccamento, cioè quasi era un arrampicatore sociale il protagonista di Match Point. Invece in questo caso lui agisce per amore di chiarezza esistenziale, che è veramente un paradosso, perché poi c'è tutta una disquisizione filosofica del personaggio che poi prende un po' in giro tutta la filosofia di Kierkegaard, c'è Kant, c'è Dostoevsky, c'è un po' di tutto, di cui appunto Woody Allen si fa un po' beffe, dicendo, appunto, sostenendo che poi alla fine è tutta una masturbazione mentale. Quindi, insomma, il film regge da un punto di vista del ritmo, il ritmo è molto molto veloce, molto vivace. La musica poi è bellissima, che è quasi più un accompagnamento rispetto ai dialoghi, che in questo caso sono meno brillanti del solito. La musica è più swing rispetto a quella jazz a cui è affezionato Woody Allen. Comunque sicuramente è un film consigliabile, anche se cioè, annovererei comunque tra i minori di Woody Allen rispetto cioè, nel senso, magari a 2 settimane dalla visione del film mi è rimasto meno in testa rispetto a film come Midnight in Paris oppure Blue Jasmine, che comunque rimangono i migliori degli ultimi anni. Word around is your philosophy professor's got a bit of an alcohol problem. Oh boy, that's just one of his problems. I just hope you're not starting to care for him too much in the wrong way. You suffer from despair. How comforting that would be. Are you aware of what's going on with this too?
It was at this moment that my life came together. Vabbè, qui l'elemento originale è Joaquin Phoenix, ovviamente, perché c'è proprio questa cosa strana di vederlo in questo mondo così luminoso, tragicomico di Woody Allen, e quindi è veramente strano, è un effetto veramente strano, cioè sembra quasi due perversioni che si mescolano. Perché poi ha letto qualcuno che l'ha definito addirittura thriller. Che cosa c'è di thriller? Beh, c'è l'omicidio, c'è l'omicidio. Però anche lui forse è sempre un po' non più... vi svelo ovviamente quello per cui Joaquin Phoenix, quello che insomma che fa, c'è solo questa, diciamo, questa discesa negli inferi, che poi lui da questo status di professore di filosofia c'è questa discesa negli inferi, però non è proprio un thriller, insomma, assume delle tinte noir, ma più che altro è una commedia a tinte tragiche. Io e Ellen l'abbiamo visto sicuro, perché stavamo insieme, poi non so ad altri se hanno avuto questo piacere di vedere Il fidanzato di mia sorella. No, mi dispiace, volevo venire, però Mi dispiace, ce lo siamo perso. La fatalità della vita. Dobbiamo recuperarlo, Giordano. Sì, no, io non vedo l'ora che esca, infatti ho rimandato tutti gli impegni. Mi sa che non te ne sei accorto, perché... È già uscito? No, sei già uscito. Cioè, calcola, ti lascio e me ne vado se è già uscito. È uscito, quindi adesso puoi pure recuperare al volo e gettarti nel... giusto al volo, giusto al volo, dai. È uscito e è rientrato, perché non... Sì. Diciamo così. Un'apparizione. Il regista è Tom Bogan, che non so se avete visto... ha diretto Notte Brava a Las Vegas, quell'altra commedia proprio. Era pure abbastanza brutto pure quello. Sì, con Cameron. Cioè, però... Misteri straordinari, io sinceramente nemmeno me lo ricordo. Quale? Misure straordinarie. Era... Ah, sì, no, diciamo che questo è un regista che fa proprio la differenza. Sì, quindi... Pure è impresso, soprattutto. Ho riprovato, allora c'è questo... C'è Pierce Brosnan, che oltretutto ha partecipato anche come produttore. Quindi si vede che era proprio, gli premeva proprio fare questo film. Sono quei film che brutti. Per forza, cioè, in cui devi credere fino all'ultimo. La mia vita era completamente cambiata. Avevo una moglie, siamo fichissimi. Un figlio. Batti verso papà! E poi? Sono innamorata di un altro. Tu cosa? Se ho bevuto? Perché sei qui, Olivia? Dove diavolo hai imparato a guidare? In Messico. E lui interpreta di un professore di Cambridge, ovviamente, vabbè, insomma, nonostante l'età, lui il bell'aspetto lo conserva, quindi... è comunque un professore di letteratura romantica, quindi con questa passione anche per le poesie, quindi, e ovviamente insomma una serie di alunne che lo ascoltano molto attentamente, e tra queste c'è Jessica Alba, che è una studentessa americana che si trova appunto in Inghilterra per studiare, e tra i due c'è una storia d'amore che però non si capisce, non sembra la solita scappatella, perché anche se lui è un po' insomma c'ha questa vita da scapolone, che non si è mai legato a qualcuno seriamente, però quando lei alla fine rimane incinta, ahimè, lui si trova ovviamente a scegliere tra due, cioè, nel senso di prendersi questa responsabilità e cambiare un po' la sua vita. E nella sua, in questa scelta c'è anche il trasferimento da Cambridge appunto agli Stati Uniti, e quindi il bel incontro con tutta la famiglia di lei, e ovviamente siccome insomma i geni, la sorella insomma di Jessica Alba non poteva essere una proprio da che rimane inosservata così. E è soltanto Salma Hayek, quindi la sorella maggiore, che si sta insomma separando dal compagno, e quindi indovinate un po' che succede. È tosta. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Una cosa così, insomma, vi lascio indovinare. Comunque lo trovate su Rete 4 in seconda serata nei bellissimi prossimamente. Questo thriller neanche. E comunque non ci arriva tra i bellissimi. Vabbè, ma quello è un titolo così, bellissimi, poi si è infilato tutto, tanto non lo so immaginare. Stefano, non so se l'avessi visto. Stefano, tu non c'eri in sala? No, questo è dalla 5. No, non c'ero, però questo è dalla 5, la 5
Dopo l'Ovest c'è seconda sera della 5. Sì, dopo le repliche del segreto. Sono incinta. Esco solo a prendere una boccata d'aria fresca. Avrà mangiato i gamberi. Il problema non è tanto alla fine la storia scontata, ci può pure stare, però se c'è una sceneggiatura che indovina le battute, insomma, il cast non è che è proprio rimediato così, quindi ci poteva, ci avevamo un pochino più di aspettative, almeno di farci due risate. Adesso ne riparla bene Elena, perché Letizia un pochetto l'ha accettato, cioè l'ha accettato con l'accetta, no? Che l'ha accettato. Allora, diciamo che è un po' difficile salvare l'insalvabile, ecco, con questo. Direi che, no, vabbè, la commedia, cioè, puntava tutto secondo me su questa, cioè, su questo confronto Brosnan-Hayek, che alla fine doveva essere un po' il pepe di un Tinozzi più che Scialba, diciamo. E lui, Englishman con la sindrome di Peter Pan, lei, caliente, latina, che poi, insomma, lo trasferirà, insomma, ad altri... Qualche, diciamo, siparietto tra di loro funziona, cioè sono le uniche cose, gli unici momenti forse che hanno qualche significato in tutta la commedia. Per il resto, l'altra coppia formata da quella che sarà poi Jessica Alba e Lex O'Shea, proprio poca cosa, e la commedia tende, diciamo, più si muove verso l'epilogo e più tende ad acquisire toni di facili buonismi, riappacificazioni e traiettorie amorose veramente troppo scontate, e anche quel po', diciamo, di spice che ci poteva essere determinato semplicemente da questi due attori in effetti decade e arriva alla fine davvero con pochissimo. Se no. Allora dai Stefano, è tornato tra noi, un applauso. Ci sto? Dai, sicuri che sono tornato? Ci abbiamo aspettato, perché siamo troppo buoni, per parlare di Ex Machina, so, film nuovo di fantascienza che è uscito ieri, 30 luglio, diretto da Alex Garland, che è il debutto alla regia dopo anni comunque di successi come sceneggiatore, e in particolare con ha sceneggiato molti film di Danny Boyle, come Sunshine, 28 giorni dopo, The Beach col mitico, insomma, Leonardo DiCaprio. A me è piaciuto tanto quel film, non so voi. E ho letto la stampa internazionale che ha detto proprio, cioè, pendeva dalle labbra di questo Garland come la migliore sceneggiatura dell'anno, il miglior film di fantascienza del 2015. E quindi io l'ho recuperato perché ovviamente avevo un po' di curiosità di lui. E in effetti comunque ci sono questa fantascienza un po' nuova, insomma, molto minimalista, intimista, fatta soprattutto di dialoghi, quindi se vi aspettate effetti speciali, cose del genere, insomma non è questo il film giusto, però dei dialoghi, comunque gli attori sono molto bravi, che sono Oscar Isaac e Domhnall Gleeson, insomma, se lo pronuncio bene, però lui, e quindi insomma insieme riescono, semplicemente confrontandosi tra di loro, e sullo sfondo ci sono queste, ovviamente, queste robot dalle tendenze femminili che costruiscono, ovviamente danno questo ritratto di un'intelligenza artificiale un po' nuova, perché questa AVA, che è un esperimento di questa intelligenza artificiale che stanno testando per vedere appunto se è veramente quello che si aspettano che sia, e stupisce tutti, lo stesso appunto Domhnall Gleeson, che è un impiegato di questa grande società di un grosso motore di ricerca, insomma una vera azienda che si occupa di motori informatica, e si ritrova appunto in questa casa super futuristica dispersa nel nulla, dove c'è Oscar Isaac, che è appunto il responsabile, insomma, dell'azienda, che sta lavorando appunto su questi prototipi di intelligenza artificiale molto avanzata, e quindi si crea questo strano legame tra i due, che comunque non si fidano molto l'uno dell'altra, e nello stesso tempo il ragazzo appunto si trova, il
durante questo robot sensuale, comunque lo cattura anche se dal col corpo insomma metallico di, da robot. E quindi è bello, insomma, è un bel viaggio nelle dimensioni, dei sentimenti umani, delle nostre convinzioni quotidiane. Come mai un programmatore riesce a incontrarsi con il CEO? Ho vinto un concorso. Il presidente non riesce a sentire il signor Garrick neanche al telefono. Hai preso il biglietto d'oro. Sono d'accordo, non soltanto è il miglior film di fantascienza dell'anno, secondo me nel campo della fantascienza è forse il miglior film uscito negli ultimi 4-5 anni. E, come diceva Letizia, è molto interessante come questo film in realtà costruisca tutta la tensione, anche la suspense, riesca a sviluppare le tematiche di cui parla, partendo da una situazione narrativa che in realtà è apparentemente semplice, cioè un confronto fra tre personaggi, poi tre protagonisti, che sono il magnate interpretato da Oscar Isaac, questo genio dell'informatica, il giovane protagonista Donald Gleason, che si ritrova catapultato in questo ambiente claustrofobico circoscritto, e poi questa misteriosa donna, questa misteriosa donna. Quindi in qualche modo la fantascienza viene utilizzata come un veicolo, in realtà, per parlare di noi stessi, di come noi ci rapportiamo a certe situazioni e come le viviamo, questo discorso sull'intelligenza che sta prendendo piede, sui suoi possibili rischi. In realtà poi parla anche della solitudine dell'essere umano, di come a volte l'amore e il desiderio diventino quasi delle forme di autoillusione, diventa un film che parla di scelte morali, parla del concetto di libertà, e sviluppa tutto questo in maniera, con un discorso molto coerente, molto teso, con dei colpi di scena che sono estremamente funzionali. Il corso costruito, fra l'altro, Alex Garland nasce come romanziere, come scrittore, quindi si denota anche una cura particolare nell'aspetto verbale, dei confronti verbali, nell'aspetto della costruzione drammaturgica, e si arriva poi a un finale su cui non diciamo nulla per non spoilerare, che però davvero colpisce durissimo e a mio avviso è riuscito ottimamente e conclude come meglio non si potrebbe un film che è assolutamente da non perdere, quindi correte a vederlo, mi raccomando. A mio avviso è tra i film dell'anno, già da adesso possiamo dire che rientrerà tra i migliori film usciti nel 2015. Le intelligenze artificiali ci ricorderanno come scimmie erette destinate all'estinzione. Io non l'ho trovato così entusiasmante, l'ho trovato coinvolgente fino alla parte proprio finale, un finale che secondo me è scontato e non rende poi il concetto di tutta quella filosofia un pochetto che era stata instaurata, diciamo, tra i tre protagonisti, quel gioco un po' ognuno fingeva oppure poteva fingere, cioè tutto quanto un gioco di maschere in cui magari Donald Gleason era vittima. E però l'ho trovato un film che proprio sembra che all'ultimo si era talmente perso rispetto alle strade che poteva percorrere, che quindi ha tagliato netto e ha fatto una chiusura forse troppo banale rispetto a quello che poteva, perché poi tutta la parte in cui Donald Gleason si relaziona sia con il robot che con l'eremita Oscar Isaac, specialmente sotto il versante psicologico, in particolare con Oscar Isaac, che è un magnate un po' particolare, ecco, è il capo della sua azienda, il programmatore viene nominato il Mozart dei programmatori, e lui subito, Oscar Isaac, cerca anche un po' di manipolare leggermente Gleason anche all'inizio, cerca di mettergli in testa dei pensieri, insomma poteva innalza tutto un contesto che secondo me poi all'ultimo viene bucato in qualche modo. Per quanto riguarda invece la critica americana, visto che ha criticato Pixels e ha esaltato Ex Machina, secondo me non è proprio attendibile. Ecco. Non so Carlo che ne pensa, se è più
Pro Stefano. No, vabbè, io me ne vado, basta. Allora, Stefano, prima di parlare, io farei girare questo rabbia, Stefano. No, guarda, vabbè, il tema uomo-macchina è un po' un tema, insomma, non è proprio un tema nuovissimo, insomma, è stato usato, ecco, guarda, e forse abbiamo usato. È proprio qui che è arrabbiatissimo. Sia al cinema che in televisione, insomma, in tanti film, tante serie TV, anche un po' in tutto, per non parlare poi della letteratura e tanto altro. A me Alex Garland piace tantissimo come sceneggiatore, nel senso che secondo me ci sono un po' quei team, insomma, che funzionano un po', non so, come anche Baz Luhrmann, che scrive sempre i suoi film con Moulin Rouge, collabora sempre con lo storico sceneggiatore, tutto il resto, no? Alex Garland, secondo me, funziona con Danny Boyle, nel senso, mi piace molto come scrive, ma non tanto come dirige, se devo essere sincero, nel senso, Ex Machina è un film con tanto tanto potenziale, però secondo me non espresso al meglio del tutto, almeno da spettatore, sinceramente, mi ha colpito tutto tutta la struttura del film, ma sinceramente non mi è arrivato, non mi ha emozionato, ecco. Quindi sotto questo punto di vista lo troverei riuscito solo in parte il film. Poi sì, forse concordo un po' più con Giordano, nel senso che la prima parte ti intriga, ti affascina, ti incuriosisce, poi nella seconda parte prende un po' un'evoluzione che un po' ti aspetti, ecco, senza rivelare nulla, però c'è un po' questa ribellione, insomma, della macchina all'uomo, insomma, è un sta po' arrivando l'ambulanza a prendervi. È un po' una cosa, insomma, che abbiamo già visto, però è un film sicuramente da vedere, anche perché già il fatto che divida così tanto la critica e il pubblico è comunque un aspetto che lo rende comunque interessante. È proprio interessante questo fatto qua, insomma, che o lo ami o lo odi. Io forse mi collocherei un po' in mezzo, l'ho trovato interessante, ma di sicuro non l'ho amato, e forse è scialbo, dai. È un po' scialbo, un pochino pure piatto, però... No, su questo posso pensare. Vuoi diventare mio amico? Ma certo. Dici che è possibile? E perché non dovrebbe? No, non c'è partito greco, ma purtroppo sono perfettamente d'accordo con Stefano. E io non sono un amante del genere fantascienza, e forse questo è il motivo per cui a me è piaciuto questo film, che secondo me ha un elemento fantascienza, perché appunto poi si gioca tutto sulla costruzione di questo, insomma, robot, e quindi delle dinamiche che per forza di cose richiamano quel tipo di ambientazione lì, però di fatto è un altro film, cioè nel senso che è un film, lui aveva già fatto secondo me un'atmosfera simile quando ha sceneggiato Non lasciarmi, da romanzo di Ishiguro. Cioè è la creazione di un'atmosfera completamente fuori dal mondo, sostanzialmente. In questo, secondo me, lui mette tantissime tematiche e le fa confluire meravigliosamente bene, anche grazie, secondo me, a quella regia di cui parlava Stefano, che secondo me è molto funzionale al discorso che fa. Poi ci sono degli elementi, secondo me, molto molto belli, cioè questo confronto con robot. Cioè il film, diciamo, secondo me tende tutto a far venire a galla, attraverso il confronto con robot, la fragilità umana, e la fragilità umana qui si esprime sia nel ragazzo iper intelligente, iper dotato, ma comunque ancora molto insicuro e molto introverso, che cederà come dire al sentimento pur sapendo di avere di fronte un robot, e dall'altra parte invece un superio nicciano, cioè che comunque pensa di poter controllare tutto, e chissà. E quindi secondo me c'è questa dimensione nel film che viene rappresentata benissimo. E il crescendo, secondo me, anche drammaturgico, è notevole. Il finale forse è un pochino più frettoloso, nel senso, proprio come impostazione, magari rispetto all'impostazione iniziale, però secondo me anche il finale è assolutamente centrato rispetto alla dimensione, senza considerare che già a partire dal titolo, questo Ex Machina, cioè c'è tutto, nel senso c'è questa voglia di aspirare a essere Dio e poter avere tutto sotto controllo, e poi pure lì può l'uomo fare questo?
cioè un quesito che poi in realtà è un film che secondo me sollevano molti quesiti e molte, molte riflessioni, tra l'altro attualissime. Altra nota, secondo me gli attori calzanti perfettamente in questi ruoli, perché lei è perfetta, cioè con questa sua fisionomia un po' minimalista però molto bella come, come robot. I due incarnano perfettamente l'introverso genio e invece il genio proprio fuori da, dalla grazia del Signore, e nel complesso devo dire io sono rimasta molto molto colpita. Poi ripeto, secondo me proprio perché non è il mio genere e quindi invece viene un po' più al genere che preferisco io, cioè più, un po' più un film un po' più intimista, un po' più diciamo speso nella riflessione dell'individuo, anche se esce più in là, il 27 agosto, però facciamo, ci scambiamo due parole su Banana Banana. Chi lo riconosce vincerà un... i mitici Minions, che purtroppo questo. Il nostro è un duro lavoro, ma qualcuno deve farlo, e insomma la parte bella del nostro lavoro è anche avere i gadgettini così belli. Quindi grazie all'Universal, il famoso, vabbè, lo spin-off del cattivissimo me. Quindi c'è questa storia delle origini, cioè dei Minions, dalle origini, delle origini, cioè proprio dalla preistoria fino a, all'epoca un po', insomma, moderna, e quindi... dove sono questo gruppetto di esseri gialli alla ricerca disperata di un cattivo da, per cui lavorare. I Minion. I Minion sono sul nostro pianeta da molto più tempo di noi. Vengono chiamati in molti modi. Dave, Carl, lui è Norbert, è uno sciocco. E il loro obiettivo è sempre stato uno solo. Servire il padrone più cattivissimo al mondo. Senti qua! Se la banana! Miam miam! Ai ai ai! Trovare un padrone era facile. Tenersi un padrone, invece, era piuttosto complicato. Alla fine scoprono, insomma, trovano finalmente da prima passano a New York, quindi poi arrivano a Londra, dove trovano finalmente questa Scarlet. Overkill mi sembra sia, che è la cattiva proprio del momento, tutta super fashion con le armi più all'avanguardia, e quindi insomma iniziano questa avventura. Ma la cosa straordinaria è che nonostante questi Minions non parlino, o almeno parlano più che altro fondendo tutte le lingue del mondo, dialetti e cose varie, tra cui infatti abbiamo, cioè io ho sentito pure diverse, cioè l'italiano va forte, insomma, della italiano, scelta. Spagnolo, inglese, pure tipo cinese, ho letto. Un mix straordinario che però, cioè, talmente le loro espressioni, insomma, abitate, le situazioni completamente costruite, che comunque cioè, ridi dalla prima all'ultima scena, senza, almeno per me, insomma, mi sono divertita tanto. E poi amo, cioè, devo confessare, sono della squadra di Bob. Colgo l'occasione per dire, beh, ai vari ascoltatori che ci seguono, che sul nostro canale YouTube potete trovare le interviste a Luciana Littuzzetto, Fabio Fazio, Alberto Angela, che sono tra i doppiatori italiani. No, io adesso se parlo bene dei Minions praticamente perdo il saluto di Stefano dopo che ho massacrato Ex Machina. La sua pure scala, questo richiede una critica. No, infatti guarda, stai proprio rischiando. Ciao Stefano, ti saluto l'ultima volta. No, io... Io devo dire che ero scettico, nel senso che proprio perché sapevo che fossero dei protagonisti muti, praticamente, cioè muti no, però era impossibile allestire dialoghi, insomma, pensavo tutte scenette, sketch, che poi più o meno è così, però messe al servizio di una trama che parte come un documentario alla National Geographic Channel, chiaramente versione comica,
e poi diciamo diventa film con la partenza di questi tre minions alla ricerca del cattivo più cattivo del mondo. E il film è divertente anche, cioè nel senso a livello di trama non è che sia così ampia, è proprio uno straccio di trama molto semplice, però ecco appunto tramite loro atteggiamenti, sketch, modi di fare che poi sono quelli che conoscevamo già da Cattivissimo Me, cioè è molto divertente perché comunque anche quando il film magari ha dei momenti di calo, poi trovano sempre un modo per farti fare quella risata di pancia che recupera il momento di calo precedente e così fino all'ultimo, quindi chiaramente ha dei problemi che erano fisiologici visti i protagonisti, però è uno, cioè, secondo me anche per bambini soprattutto, ma anche per adulti è un film abbastanza divertente, insomma, niente d'eccezionale, nel senso niente paragoni a Pixar e cose così. È un divertimento da merenda, però è divertente, ecco, simpatico. Senza un padrone, senza uno scopo, erano demotivati e depressi. Se fosse durata ancora, si sarebbero estinti di sicuro. Poi un minion si è fatto avanti. Kevin era il più orgoglioso. Lui avrebbe trovato per la sua tribù il più cattivo tra i cattivi da servire. Stuart più che altro era affamato. Lui avrebbe mangiato la banana. E Bob? Bob aveva una gran paura del viaggio che lo aspettava. Uno spin-off secondo me funzionale su carta, si basa tutto sui tic, sulle peculiarità di questi omini molto divertenti che appunto a partire dal linguaggio sono veramente caratterizzati in modo superlativo. E che secondo me è stato un po' anche il fattore che ha fatto di Cattivissimo Me è anche un film abbastanza di successo e non ha una grossa trama, appunto perché proprio preferisce portare avanti il discorso diciamo comico, simpatico piuttosto della caratterizzazione, quindi si fissa molto su quello, però alla fine rimane molto divertente, penso molto divertente per i bambini perché appunto essendo molto mimico, molto riesce ad avere un engagement particolare con i più piccoli, per quanto poi riesce anche a divertire insomma sicuramente parte del pubblico adulto pur senza raggiungere insomma picchi di qualità eccezionali, però insomma direi piuttosto carino, Allora chiudiamo e passiamo all'attesissimo Festival di Venezia. Quindi si è svolta la conferenza stampa che ha svelato, come al solito, insomma, i nomi degli ospiti che ci saranno o meno, sempre abbastanza nell'oblio, però intanto almeno abbiamo visto che c'è un programma bello ricco. Rosa, ma da in America che cioè, sono interessati al Festival di Venezia? O... No, in realtà l'Hollywood Report e Variety hanno scritto hanno dei commenti molto positivi al programma, dicendo che è un programma molto ricco, che era inaspettato che comunque Venezia svelasse un programma così appunto variegato rispetto agli ultimi anni, e si sono anche assicurati dei titoli che si pensava che sarebbero stati in concorso a Toronto, come per esempio The Danish Girl con Eddie Redmayne, poi anche Everest, che è il film d'apertura, sì. Poi Beast of the Nation, quello di Cary Fukunaga, che è comunque un titolo molto atteso. Qui adesso è uscito il primo trailer che appunto è stato accolto con molto entusiasmo, insomma sì, no, in America insomma il programma è piaciuto anche a me. Già mi hanno fatto contenta quando mi hanno confermato la presenza di Johnny Depp, che manca da Venezia dal 2007, finalmente torna, visto che insomma già una bella e umile dimora insomma nella città. Quindi sicuramente lui è il suo ritorno, perché anche se torna per un ruolo che praticamente cioè, è stato rovinato esteticamente, è quello di arriva Johnny Depp, ma non sembra Johnny Depp. Perché comunque questo film di Scott Cooper, che è Black Mass, interpreta questo gangster realmente esistito nella Boston degli anni 70, era Jimmy Bulger. E quindi perché si ritrova nei panni di questo gangster, si ritrova a collaborare con l'FBI che vuole
vuole insomma servirsi di lui per stanare la mafia italiana, che ovviamente è quella più diffusa di tutta la mente negli Stati Uniti. E quindi invece, poi c'è questa alleanza, quindi un po' insolita, che è un po' questo biopic che però insomma si prevede essere un thriller, un dramma, insomma. Sicuramente è un film da vedere, però appunto c'è Johnny Depp così invecchiato, con questi capelli grigi, stempiato. E dopo Mordecai ha molto da farsi Letizia. Come è possibile? Letizia viene a Venezia per Johnny Depp. Certo, io proprio sono anni che aspetto questo momento. Solo per quello. E poi sto sperando veramente anche per questa chicca di Martin Scorsese, di Audition, che anche se durerà soltanto 16 minuti, però ha la bellezza di Robert De Niro, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nello stesso momento, nello stesso cast. Quindi anche se insomma se ci scappasse anche uno di loro andrebbe bene lo stesso, insomma. Breve ma intenso. Sì, breve ma intenso, dove Barbera ha detto soltanto che è molto divertente, anche se dura soltanto 16 minuti, è stato realizzato su commissione, però dai, gli Scorsese mi fido, quindi sono curiosa almeno. Senti, dimmi, come l'hai marinata questa carne? Perché Dio, è una cosa bestiale, mi manda fuori di testa. No, è un segreto di famiglia. Dai, puoi dirmelo. Qual è il segreto? Dai, lo so che puoi. Coraggio. Questa è una delle bistecche più buone che abbia mai mangiato in vita mia. Mm-hmm. Giuro. Qual è questa famosa ricetta di famiglia? Ok, aglio tritato e un goccio di soia. Nient'altro? Sì, nient'altro. È questa. Pensavo fosse un segreto di famiglia. È una ricetta. No. Come diceva Rosa, c'è The Danish Girl, dove c'è un Eddie Redmayne, anche lui, insomma, è una versione un po' insolita, con trucco e parrucca. È bellissimo da donna, è molto più bello da donna che Diglielo, Rosa, quando lo vedi, diglielo. Magari ci farà un pensiero. Diciamo a Venezia, Rosa ci ha detto una cosa. Ci farà Rosa a Venezia. Io lo dice direttamente. Sì, sì. Ah, io dice direttamente Rosa, allora. Secondo me sarà contento. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo lo scorso a Torino, a saperlo lo dicevo, cioè. Mazza. Diciamo che per un minimo di orgoglio tricolore qua, che i film in concorso italiani sono addirittura 4. Sì. Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio, Per amor vostro di Gaudino, che comunque ha comunque un cast pure internazionale, tra cui Dakota Johnson, che ormai in questo caso di Venezia sembra un po' apprezzevole, perché ho contato 3 o 4. Dakota Johnson sta in quello di Guadagnino, ma sta pure in altri, sì, altro paio di anche il film Black Mass. Quindi questo sfumatore che come anche Mattias Schoners, l'attore belga, che lui c'è sia in Film di Guadagnino che in The Danish Girl, quindi loro sono i due che fanno la doppietta. E poi c'è, sì, infatti, Veolo Guadagnino e Big Splash, si è sentito, no? Sì. È quello, diciamo, è l'italiano su cui io nutro più aspettative, perché Bellocchio anche no. I due italiani non lo so, vabbè, comunque sono anche no, addirittura. C'è pure... nel senso che l'ultimo Bellocchio non è che abbia espresso secondo me dei grandissimi risultati dal punto di... E poi ho visto anche cioè nel senso questo film dal punto di vista sia della trama sia... Poi vabbè, magari lui riesce ad esprimere anche dei contenuti o dei valori molto alti, però dal punto di vista, cioè, visto il trailer, non è che sia un film che mi accattivi più di tanto. Poi anche il cast, veramente, già soltanto leggendo il cast già sono stanca, perché sinceramente Alvaro Orbacher sembra che gli dobbiamo chiedere il permesso ogni volta a girare un film in Italia, Pier Giorgio Bellocchio, cioè, ogni volta che se lo deve portare appresso è il figlio e va bene. Poi vabbè, Filippo Tini almeno, Roberto Ernisca è bravissimo, però è sempre molto inquietante. Signor Bellocchio, io non sono d'accordo, quindi io mi dissocio da questa... Ma dai, sono esagerato. No, io... volevo dire che magari il Bellocchio ci sta guardando, io... Poi spero che tu sia lei. Anch'io mi dissocio. Grande, Stefano, siamo tornati amici, Stefano. No, vabbè, Bellocchio, secondo me, l'ultima volta che era stato a Venezia, se non sbaglio, era Bella con Bella Addormentata nel 2012, bello. Che secondo me è un filmone, tra l'altro, era... Pure secondo me a me è piaciuto, però... Tre premiati, 3 anni fa.
forza, sono forse più incuriosito da Bigger Splash di Guadagnino, che tra l'altro ho letto il remake della piscina, il film con Alain Delon e Ron Schneider, e ha un cast internazionale molto interessante, cioè appunto oltre alla Dakota Johnson e Matthias Schoenaerts ci sono Tilda Swinton e Ralph Fiennes. Guadagnino tra l'altro ha fatto un film secondo me molto molto bello e interessante, che Sono l'amore, uscito mi pare nel 2001. Posso dire soltanto una cosa? Viva Tilda Swinton, l'attrice meravigliosa. Sì, quello ti appoggiamo. Ok. No, dicevo, come programma, in realtà questa grande, al di là del fatto che ci sono sicuramente diversi titoli interessanti e registi importanti, forse l'effetto novità di cui parlava Hollywood Reporter, insomma quello appunto a cui si riferiva Rosa, io non l'ho notato tanto in questo programma, non so voi, nel senso che comunque al di là di qualche nome tornano molti nomi, che bene, Tokurov, siamo molto contenti che sia tornato un pezzo grosso, diciamo, del concorso quest'anno. Precor sono Skolimowski, dei grandi, sono tutti grandi che sono già passati a Venezia in anni recenti, o anche comunque registi europei o internazionali, Amos Gitai, Giannolini, insomma, non ci sono, forse quello che è mancato, almeno a vedere così sulla carta, il programma che è uscito 2 giorni fa, sono state le grandi sorprese, sia in concorso sia fuori concorso, perché adesso al di là di The Danish Girl, che comunque il periodo d'uscita era quello, quindi alla fine il film americano con ambizioni da Oscar c'è quasi sempre, in generale qualche altro pezzo grosso, a parte Sokurov appunto e pochissimi altri, non c'è stato. Poi non so come la vedete voi, però ecco, sulla carta non sembra un festival potenzialmente così superiore rispetto alle ultime 2 edizioni, diciamo, a detta un po' generale, il livello medio rispetto soprattutto a Cannes, poi il confronto con Cannes è stato parecchio più basso, insomma il confronto con Cannes non è stato retto granché bene negli ultimi 2 anni, non so voi se siete più ottimisti. Vabbè, o... io penso che ormai comunque negli ultimi 10 anni Venezia non possa proprio più essere paragonata a Cannes, perché comunque a parte proprio i periodi diversi, quindi più Venezia è più in competizione con Toronto che con Cannes, perché per quanto ovviamente sì, Venezia è il festival più antico, ha comunque una grandissima tradizione, però negli ultimi anni non può proprio competere dal punto di vista organizzativo con il Festival di Cannes, perché tutti i grandi tour sono tutti proiettati a Cannes e tutti i titoli più importanti della stagione vanno tutti quanti a Cannes, quindi Venezia l'unica cosa che rimane da fare è cercare di avere comunque un programma soddisfacente nonostante i più grandi titoli della stagione siano già stati passati a Cannes. Detto ciò, ma forse è proprio Toronto detto ciò, quest'anno la competizione a Cannes è stata talmente scarsa che credo che sulla carta Venezia sia potenzialmente, insomma, non abbia niente da invidiare, anche perché, prima cosa, ci sono 3 opere prime, che sono comunque, è sempre bello vedere comunque delle opere prime in un concorso internazionale. Poi, vabbè, a parte Tom Hooper con The Danish Girl, c'è il grande progetto di Charlie Kaufman che viene con Anomalia, che è, come si chiama? Anomalisa, che è praticamente quel progetto di crowdfunding che è stato uno dei più grandi, ha avuto uno dei più grandi risultati, proprio dei record di crowdfunding, è uno dei progetti secondo me più attesi, perché poi è questo progetto di animazione che, vabbè, Charlie Kaufman ha sempre riservato delle bellissime sorprese, quindi anche in questo caso è sicuramente uno dei film più attesi secondo me. E poi c'è, vabbè, a parte Alexander Sukrov, ma c'è anche per esempio Pablo Trapero, che è un bravissimo regista sudamericano che negli ultimi anni aveva fatto 2 film, bello dell'altro, che erano Carancio e Elefante Blanco, che poi noi non abbiamo mai visto in Italia, perché io l'ho visti all'estero, sono veramente molto belli, quindi fai un film tratto da una storia vera degli anni 80, che credo sia una sorta di gangster movie, e quindi insomma secondo me ci sono, poi c'è anche il regista di Like Crazy, Drake Doremus, che presenta questo film, che è questo sci-fi romantico con Kristen Stewart, quindi vabbè, porterà pure un po' di glamour, ci sono Robert Pattinson, ci sono Shia LaBeouf, insomma anche i divi più giovani che possono portare anche un po' più di interesse, visto che negli ultimi anni, a parte James Franco, i giovani e Daniel Radcliffe, poverino, che lo inseguivano fino ai bagni, non c'è stato... Siamo preoccupati perché di James Franco, perché non l'abbiamo visto. Infatti, questa è una grande preoccupazione. No, ma infatti, cioè, nel senso, così rompiamo una tradizione, cioè, tipo il Natale. Quest'anno fa l'accreditato, c'è il badge quello dei giornalisti.
C'è un po' tutto in questa nuova edizione, c'è comunque, ci sono i grandi registi come Scorsese, c'è un po' di glamour, e comunque alla fine, parlando di un festival, c'è sempre bisogno di un po' anche quelle star minori che comunque attirano il pubblico e fanno parlare del festival in tutto, esatto, il mondo, che può essere anche Dakota Johnson, che vabbè, a me piace come attrice, nel senso la trovo comunque, anche se non ha ancora dimostrato quasi niente, però secondo me ha del potenziale, e comunque anche solo per aver fatto per far parte della saga di 50 sfumature sicuramente creerà una scia di foto, gossip e fan al Lido. Io condivido abbastanza l'entusiasmo, il programma mi piace, sono tanti film interessanti, molto diversi tra di loro, c'è appunto un po' il film alla Hunger Games o Divergent e questo Equals con Kristen Stewart e Nicholas Hoult, che poi è una sorta di rifacimento da quanto ho letto, da quanto ho potuto vedere un po' in rete, è un po' un rifacimento moderno del classico di Orwell 1984, quindi sono abbastanza curioso di vedere insomma come l'hanno impostato. E poi vabbè, c'è Danish Girl, c'è il film di Guadagnino, i film sono interessanti, sicuramente c'è anche la presenza di grandi star come probabilmente, almeno come Johnny Depp e tanti altri, quindi la vedo una edizione un po' più vicina a quell'ultima grande edizione di Venezia, che è stata Venezia 68, in cui hanno presentato film come La Talpa con grandi attori come Gary Oldman e tanti altri, oppure hanno presentato Shame di Fassbender, insomma la vedo un po' più vicina a quelle edizioni un po' più ricche di Venezia rispetto alle ultime 4 o 3, insomma, che sono state abbastanza sottotono, ecco. Quindi condivido l'entusiasmo e penso che ci rivedrà belle sorprese. Ma che Barbera parlava insomma di sorprese, quindi insomma l'aggettivo sorpresa sarà sicuramente anche protagonista. Negli ultimi due anni, soprattutto nel festival di due anni fa, nel 2013, se non ricordo male, a livello di concorso ci furono alcune cose ottime o comunque molto buone, e ci furono anche diversi titoli in concorso che invece delusero parecchio le aspettative. Speriamo, ecco, che il concorso di quest'anno mediamente sia di livello medio-alto, perché negli ultimi due anni, al di là di alcuni picchi, alcune conferme, alcuni splendidi titoli, ci sono stati però anche diversi riempitivi, chiamiamoli così, proprio nel programma del concorso, che insomma in un festival come Venezia un po' pesano, ecco, mettiamola così. A Cannes è difficile che ci sia il riempitivo in concorso. Oh, mentre io andrò a caccia di Johnny Depp, Stefano, ti accompagnerò. Se trovi Amber Heard, chiamami, Letizia. No, la fuoco nel canale, che ti chiamo, scusa. Vabbè, a poco io magari, cioè. Ah, vabbè. Evito la pedina penale sporca, no? Quindi io, Rosa, Stefano e Carlo faremo un mega collegamento, poi dobbiamo decidere se tutti insieme o dai vari punti del festival. Tutti insieme, dai, dalla, però dalla sala grande. Siamo aggiornati, quindi vi faremo sapere tutto, dal gossip alle cose serie a cui pensa Stefano. Noi, l'altro gossip, bisogna vedere se Kristen Stewart e Robert Pattinson arrivano insieme o no. Oppure se Pattinson brilla la luce. quello è ancora, ormai l'abbiamo... Se li brilla ancora qualcuno, tutti e due. Va bene. Beh, Kristen Stewart sta facendo una serie di film interessanti, dai. Poi cambia sempre espressioni, insomma. Dei pareri discordanti, però dai, bravissimo. Io dopo Sils Maria le do più che il beneficio del dubbio, insomma, anche io sono d'accordo, lanciatissima, sono d'accordo, esatto. Ma secondo me quel film risentiva molto dell'appoggio di Juliette Binoche, però non è che vabbè, sicuramente da Oscar, ecco, no però regge più, però più regge il confronto con la Binoche per due. Ha cambiato faccia, insomma, per qualche minuto. Quasi due ore di film, insomma, ce ne vuole. Vabbè, vedremo che cosa ci aspetta. Cioè, grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao. Ciao. Ciao.